parte. Ci sarà la riga dello start? Un sito start? Qua. Però adesso non so bene come fa. Ah, se c'è a destra poi a sinistra. Sono lungo. E arriviamo. Poi c'è sta sinistra 6 qua. Sì. E poi qua si fa la rotonda a rovescio. Ok. Allora, le trasmissioni sono l'ultima. Sì, io ho chiamato Sergio dell'organizzazione. E poi sul pavimento ci sono segnate due cose rosse. Sì, allora c'è una chicane. Appunto questa volevo. Vedi? Eccolo cioè, qua. Uno è questo qua. E poi ce n'è un'altra lì avanti. La chicane entra a destra allora. Chicane entra a destra. Avete visto che è stato tutto molto veloce e rocambolesco. Che cosa è successo? Fabio, che è il pilota che tra poco poi vi presenterò, mi ha chiamato lunedì per correre la domenica. Io però non ho voluto prendere permessi dal lavoro e quindi a mezzogiorno e mezza abbiamo finito di lavorare e siamo partiti. Siamo arrivati a un quarto d'ora dalla fine delle ricognizioni. Le abbiamo fatte al pelo e adesso prepariamo una macchina in notturna. Ma che genialata, Ilan! Finalmente di presentarvi il pilota, eccolo qua. Oh, guarda che sono timido, eh. Bertazzolo, Fabio, che ci ha chiamato per correre al lunedì alla domenica. Esatto. Quindi ci siamo organizzati un po' come possiamo. Abbiamo deciso sempre così in fretta. Ma l'importante è che siamo riusciti a far tutto. Che ricognizioni, ragazzi. 10 minuti di fuoco. Se è mai successo? No, mai successo. Così. Abbiamo fatto le notti 8 volte. Su 4 giri. Sì. Ma dimmi un po', quanti anni è che corri, Fabio? Chi è che se lo ricorda? Più o meno. Possiamo fare. Hai una domanda di tanto tempo che corre, è la prima volta che fa lui le verifiche tecniche e sportive, vero? Esatto. Quindi nuova esperienza, comunque io potevo partire solo mezzogiorno e mezza e fino a qua sei 6 ore, te invece vieni da Padova, quindi è leggermente più vicino, 2 ore, 3 ore. 2 ore e mezza. 2 ore e mezza, ci siamo. Comunque adesso la macchina finalmente è pronta, è bellissima. Domani mattina vi faccio fare qualche ripresa in più della macchina, la faccio vedere bene. Magari mi spieghi anche come è fatta, così facciamo un video dedicato alla X, perché è una delle mie macchine preferite. Gruppo A5. A5, sì. Quindi è fantastica. E niente, noi adesso andiamo in albergo, cazzeggiamo. Finalmente tentiamo di conoscerci un po', perché è stato ciao Fabio, ciao. Esatto. Andiamo a fare le ricognizioni e poi ci vediamo domani mattina. Ok. Adesso sono io asino corse. Cioè, sai, io invece corro è il club del fegato. Il club del fegato? Ma perché Dani, la birra? Dani, buongiorno da San Marino. Non sono la beffa anche l'inganno. Hanno spostato l'ora avanti, no? Quindi abbiamo dormito pure un'ora meno. Sono cotto come una pera. Ebbene, finalmente eccoci qua, siamo in parco con la macchina pronta a partire e volevo un attimo farvela vedere, perché uno dei motivi per cui sono venuto, oltre che vabbè correre, è correre su un mezzo del genere, quindi la Citroën AX gruppo A5. Allora, si tratta della stessa categoria della Panda Kit, però ovviamente questa è più vecchia, di conseguenza abbiamo sì i super freni, sia davanti 4 pistoncini che dietro gli AP sempre, che un bel motore 1400 gruppo A, ma non abbiamo il cambio sequenziale, pur essendo sempre un 6 marce rimane comunque un cambio ad H. In più questa qua è sistemata veramente molto bene, abbiamo anche molti accessori come il cronometro che vediamo se riuscirò a utilizzare, sedili ATEC molto messi molto bene, quindi sono in una posizione a me molto congeniale, quindi molto comoda pur essendo una piccola francese, e devo essere sincero, è una bella sensazione starci dentro.
Più che altro, siccome siamo già in categoria gruppo A, si sente già che è una macchina vera da corsa, non è il classico N2. Com'è la X rispetto magari alla 106 o altre macchine che hai vediamo? Merda, merda. Com'è la X confronto al 106? Confronto al 106, confronto ad altre piccole macchine. Beh, più o meno è uguale. Solo che è un po' più leggera dietro. Ah, ancora più leggera dietro. Sì, bene, purtroppo sì. È ancora più poi, poi come pianale che non si guarda del, guarda lì, guarda lì. Del peso 205. Ah, ok, quindi come piano. Poi la meccanica invece è quella del X6 1360. Ok, quindi abbiamo fatto il 1004. Sì, 1360 che poi si è fatta bene di 140 cavalli, 140. Quindi c'è da divertirsi. Bella cosa. Vi presento un po' il team. Oggi siamo con New Rally Team 2R, penso sia Verona, direi di sì, Verona. E andiamo a vedere se troviamo qualche meccanico da presentarvi. Ecco, lui è il signore del caldo. Lo presento sì, qua, come ti chiami? Omar. Omar. E con lui ci farà da mangiare, ci curerà. Io ho già prenotato il massaggio alle 2. Sì, più o meno 2, 2 e mezza. Vi presento gli altri piloti del team, eccoli qua. E là! Dei bei qua che tutti dei grandi piedoni, tutti dei grandi navigatori, e poi ci sono io che faccio figure di merda. Qui stiamo preparando il briefing per gara. Le 8:01, Dio. Anche perché non abbiamo fatto colazione in hotel, sai, perché sai, alle 7:30 dobbiamo essere qua. Pensavo fosse un rasoio io quello. Lo smopò che te è un rasoio, ragazzi. È un micro vibratore. Qui ci sta la bottiglia di prosecco, giusto, giusto, giusto. Sei un genio. L'hai fatto per la bottiglia di esatto, prosecco? Esatto, l'ho preso per quello la mangio. Ma è di serie così? È di serie? Ma pensa a te. 52? 52 o 62? Ah, ok, 2. Sì, le 5 e 7. Lì le verso come le Pirelli quelle lì? O come le Michelin? Allora, più le altre numero e più le morbida. Le Pirelli le ha fatte lì. Di qua. Stop.
uscire, è finito. No. Come no? È finito, sì. Iniziamo il quarto giro. Eh? Iniziamo il quarto giro. No, no, è finito, è dal quarto giro. Ok, ok. Ti ho detto quarto e ultimo giro, fatto. 8 chilometri. Sì, il quarto, io intendo che il quarto dobbiamo farlo come. No, 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 io ti dico, primo giro fatto, secondo giro fatto, terzo giro fatto, quarto giro fatto. Ok. Ho finito. Ah, per quello prima ti ho detto secondo giro abbiamo fatto o no. Sì, 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 no, non mi fai venire i dubbi che poi ti faccio sbagliare, non voglio. No, no, è per quello. Perché no, io sono tranquillo. Cioè nel senso mi non dici. Ho saltato pagine. Inizia il giro dopo. Il quarto, hai capito? Bene Fabio, primo giro è andato. È andato. Devi chiamare qualcuno? No, no, okay. Abbiamo provato la macchina c'è, manca un po' di piede, adesso vediamo di cambiarla. Beh, sicuramente da quello che posso aver visto dal lato della guida, puoi migliorare molto nelle staccate. Sì, sì, ma infatti non sapevo come si comportava. Ma comunque la Citroen X è tanta roba, e come mi hai confermato, dietro comunque abbiamo delle gomme aperte, super morbide e comunque scivolosa. Scivolosa. Dai, adesso vediamo i prossimi giri. Già che ci siamo, vi volevo elencare un po' di quello che è il regolamento, perché è la prima volta che facciamo una gara tipo circuito, quindi non so neanche io bene come funziona, l'ho letto e adesso ve lo vado a elencare. Come avete capito i giri sono quattro, il pilota mi fa venire un po' di batturne, però abbiamo fatto quattro giri e quattro erano. E come ho fatto per riuscire a essere sicuro che sono quattro? Semplicemente me ne sono scritte quattro volte. E praticamente se tu sbagli e fai un giro in più, la prima infrazione è di 10 secondi di penalità, la seconda ti escludono dalla gara, cioè, quindi bisogna stare comunque attenti. Si prendono le balle di fieno, quindi le chicane. 10 secondi alla prima infrazione, 30 secondi alla seconda infrazione, esclusione dalla gara alla terza infrazione. Bene o male le differenze sono queste, quindi ci sono delle penalità importanti a seconda di quello che si sbaglia, e quindi è importante non sbagliare, no? Puoi aver fatto anche un super tempo, ma se fai un giro in più ti danno 10 secondi di penalità. Puoi anche andare bene e forte, ma se prendi una balla sono 10 e 20 secondi, quindi è importante fare bene, quindi tranquilli e fare il proprio senza dover andare a tagliare il millimetro, altrimenti incorri in penalità. Non è come nel rally normale, quindi non è con la tabella tempi e distanze, non c'è la tabella da timbrare, non c'è un vero e proprio timbro, quindi a ogni fine di manche, che sono 4 giri appunto, quindi per un totale di 8 km, bisogna rientrare, aspettare che danno la classifica e su quella si parte in ordine inverso, quindi l'ultimo, il penultimo, eccetera eccetera, e bisogna farlo, quindi lo si sa quando si parte, dopo che hanno finito tutti quanti il giro, quindi solitamente siccome siamo una cinquantina di iscritti, un po' di più, a circa un'ora, ma i tempi non sono segnati da una tabella, quindi non è detto che partiamo a un minuto, è capace che partiamo anche a 15-20 secondi, è a discrezione del commissario. Queste qua ha avuto queste qua ieri le 150, stai a destra, per sinistra 1, destra e sinistra 6, 50, subito sinistra 4, per destra 4, 20, sinistra e destra 4, chiude 3. Attento sinistra 1,
Attento, chicane ingresso destro. No, Tommaso, per... mi sembra bene. Ho scoperto, ho capito dove sbaglio. Ah, vero? No, poi sulla rotonda. Ti faccio un disegno per spiegartelo bene. Tanto vado a pisciare. Anch'io, mica, sto pisciando addosso. Però bravo. Oh. Ah, le stai facendo, credo, un applauso. Ne devi fare ancora. No, vabbè, è scemo. Vabbè, è molto meglio il primo. Sì, sì, decisamente. Però ho scoperto dove è il primo tantissimo. E dopo un altri 4-5 secondi li togliamo ancora. Ah, sì, sì. Bene, allora, con il secondo giro abbiamo migliorato di quasi 30 secondi il tempo. Vuol dire che c'era tanto, tanto margine. E mi sono accorto, perché con più tranquillità, dopo aver fatto la prima manche, dopo aver visto un po' la strada, mi sono accorto di un errore di traiettoria di Fabio. A parte, vabbè, gli errori che ho fatto io sulla prima prova, vabbè, lasciamo perdere. Però mi sono accorto, adesso ve lo faccio vedere. Questa è la rotonda, quindi arriviamo dal rettilineo, cioè il sinistra, e poi la rotonda che è destra 2. Subito sinistra 2 scende. Noi arriviamo da qua e stiamo qui, quindi lui stacca qua e poi gira. Mentre gli altri, ho visto i segni delle gomme, arrivano qua, poi mettono la macchina dritta e staccano qua. Quindi sicuramente guadagnano sia velocità che metri per poter staccare la macchina con le ruote dritte. Questo comporta che in quel settore lì sicuramente stiamo perdendo molto tempo. E vediamo se con il giro dopo miglioriamo con questo aspetto. Ci proviamo a concentrare lì. E adesso andiamo a mangiare qualcosina. Ancora di qualche secondo e adesso tentiamo di fare l'ultima migliorando ancora un po'. Secondo e terzo meglio, soprattutto il secondo. Terzo ancora meglio. Il quarto siamo scesi sotto
di 30, quindi abbiamo fatto giusto? 7.30 secchi. Ah, 7.30 secchi. Comunque... Sì, ma partito da 7.53 è un bel caso. Partito da 7.53 è tanta roba. E non so come siamo posizionati in classifica A5. Adesso dobbiamo aspettare l'ultimo degli A5. No, però l'altro no, è impossibile perché aveva già 20 secondi del primo. Ah, giro, aveva 20 secondi. Niente, siamo secondi. Secondi. Ma l'importante è che siamo arrivati. Grande Fabio. E adesso andiamo a prenderci la coppa? No, la birra prima. Ah, poi la... Quella è la nostra coppa prima, la nostra coppa principale. Andiamo, andiamo. Primo posto per Tronconi e Gamosti. Bene, prima di salutarvi è doveroso ringraziare i New Rally Team. Grazie ragazzone, sei stato grande, mi ha fatto molto piacere conoscerti e continua così che diventerai un grande in questo mondo. Grazie Omar, sempre indaffarato, io ti rompo i coglioni. Vai tranquillo, vai tranquillo. È stato bello conoscerti. Grazie, mi ha fatto piacere. Ti vedo su YouTube, ti vedo. Oggi vederti è stato bello, dai. È veramente bello. E a me ha fatto piacere conoscere un team come voi, complimenti. Una bella soddisfazione anche per te, dai. Di cuore. Grazie. Tranquillo. Grazie al mio amico Segato. Ciao a tutti, che mi ha dato degli ottimi consigli. Ed è una grande persona. Beh, un po' chiacchierone, ma questo ci fa piacere. Quindi se vi capita di vederlo in qualche gara, sicuramente vi capiterà perché corre ogni weekend. Quasi. E fategli un saluto da parte mia perché... Ciao ragazzi! E complimenti a questo signore qua. Questo si è infilato con la 106A6 in mezzo... A dei macchinoni. A dei macchinoni. Tu vedevi l'ordine di partenza che partiva era inverso, no? E vedevi il 106, poi l'R3, le 208 R2B. Una volta di più. Adesso invece finiamo. Qua invece siamo primi assoluti sicuramente. Complimenti. Grazie. Mi ha fatto piacere conoscerti. E ultimo, ma non per importanza, ringraziamo il team principal qua, Federico, che veramente hai creato una squadra fantastica, quindi ti faccio i miei complimenti. Bene, grazie, così grazie. Siccome quando incontro un team che è bravo, sta lavorando, ti faccio i complimenti, come è successo con Alien Cars, anche voi vi rimeritate perché è stato un weekend fantastico anche grazie a voi. Bene, ottima hospitality, fa piacere. Sempre pronti a guardare la macchina quando c'è un problema, quindi Federico, bravi, complimentissimi. Allora ringrazio anche i ragazzi dell'assistenza perché senza di loro non riesce a far nulla. Siamo un pacchetto, un'amalgama tutti assieme che collaboriamo, ci diamo una mano, soffriamo. Ma certo, è normale. Per fare in maniera che voi vi possiate divertire dall'inizio alla fine. E ce l'avete fatta. Bene, il nostro obiettivo principale è sempre quello. Quindi vi faccio i complimenti e grazie. Dopo è venuto anche il risultato per tutti e tre, quindi beh, meglio di così. Cazzo, ce ne frega noi. Grande Federico. Grande a voi, grazie a voi. Complimenti a tutta la tua squadra. Grazie. Io al giorno ho quasi su YouTube. Giusto perché le sfighe è bene che accadano tutta la stessa persona. Abbiamo esploso la Clio. Porca puttana merda. Siamo in Emilia Romagna. Domani dovevo andare a lavorare e invece col cazzo. Non c'ho i soldi neanche per comprarmi una nuova, vaffanculo. Allora ragazzi, sono felicissimo perché come vedete è mattina e siamo di nuovo in viaggio. Alla fine la Clio non ha esploso il motore né niente. C'era solo un cavo di un iniettore che andava a fare cortocircuito con appunto il negativo, il positivo toccava col negativo e quindi dava errore. Alla rotonda prendi la terza uscita e prendi viale in città di Cuneo. Adesso la macchina va che è una meraviglia, ce l'hanno aggiustata subito, sono arrivato e era fuori, ho detto mica non sarà successo qualcosa, non come si dice, non l'avranno ancora guardata, invece l'avevano guardata e anche aggiustata. Siamo di nuovo in viaggio. Grazie, complimenti a tutta l'Emilia Romagna, qua sì che sapete lavorare. Ora dimmi che cosa vuoi di più, contenuti e varietà, altro che arrotino bro, qui c'è un asino ci dà, da notte rotonda e cocktail preferito, BMW 30 e parte posteriore, Liguria la ragione del tuo test preferito, attiva le notifiche, schiaccia pollicione, yeah. Asino, 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 corse.